Medusa in greco antico significa comando, domino, dispongo di talento, fascino e al tempo stesso seduzione e mostruosità della bellezza, la capacità che l'arte ha di fissare la vita in un attimo, l'amore e la morte. I'm currently looking for Andrew Philip Cunanan, the suspect in the murder of Gianni Versace. Gianni Versace nasce a Reggio Calabria il 2 dicembre del 1946. Si trasferisce a Milano nel 72, dove disegna le sue prime collezioni prêt-à-porter per Jenny, Complice e Callaghan. Nel 1977 a Dallas rischia l'arresto presentando la sua prima collezione Sadomaso. Nonostante la pelle nera, con cinghie, fibbie, borchie e catene dorate, Versace riesce a rendere meno violento e più lussuoso l'abbigliamento femminile. Nel 1984 disegna i costumi per il Don Pasquale di Donizetti e per Dioniso di Maurice Béjart, entrambe le opere al Teatro della Scala. È il 1986 il suo anno migliore. Il presidente Cossiga gli conferisce la carica di commendatore. A Parigi riceve da Jacques Chirac la grande medaglia di Vermeil. Disegna i costumi della prima di Malraux e di Béjart, la Métamorphose de Dieu. Ma questi sono anche gli anni dell'accostamento di Versace all'arte moderna. A New York incontra Andy Warhol, sarà motivo di una storica collezione. Il 1994 è l'anno della grande provocazione. Rifiuta la cravatta quale segno distintivo dell'eleganza. Le sue idee prendono ancora una volta forma nel libro L'uomo senza cravatta. Nel 95 la malattia. Versace parla pubblicamente del suo male, da cui sembra guarito. Di sicuro ci resta una collezione anomala, bianca come i suoi capelli, che impressiona per il distacco dalla vita. Poco tempo dopo Versace si riprende, ma di certo è mutato il suo modo di vedere le cose. Si trasferisce a Miami, qui si sente a casa, stimolato dall'ambiente. Tre giorni prima della morte, Parigi ammira la sua ultima sfilata. Ironicamente, la fretta di recarsi nuovamente in Florida, inconsapevole di quell'ultimo appuntamento. La mia moda è liberatoria, non impongo nulla, porgo delle scelte. Sotto il mio impermeabile lucido c'è un abito di taglio classico. È un contrasto, no? Bene. Io vivo in un palazzo del 600 e vado a New York col Concorde in 3 ore. Cioè vivo i contrasti. Così è la nostra vita attuale. Ed io la riporto nella mia moda, perché io sono una sintesi perfetta della mia epoca. L'infanzia, gli abusi del padre, una personalità camaleontica, la sua capacità parassita di conquistare le persone, il successo come prostituto nel mondo omosessuale di alto livello. Philip Andrew Cunanan, la sua insospettabile duplice natura, da Dr. Jekyll a Mr. Hyde, lo porterà dalla prima atroce serie di delitti fino all'apice del delirio finale. Assassino di Gianni Versace, la fuga,
La morte misteriosa nella casa galleggiante sulla collina. La grande strada costiera della cosmopolita Miami. Skinny girl in photo shoot. Fresh man, squeaky clean, she pays. Glory. Philip Andrew Cunanan nasce a San Diego, in California, nel 1970. È il più giovane dei quattro figli di Mary Ann e Modesto Cunanan, di nazionalità filippino-americana. Il piccolo Andrew cresce nel quartiere bene di Rancho San Bernardo, sulle colline a nord della città. Di religione cattolica, all'età di 7 anni, il giovane Cunanan recitava a memoria tutti i brani della Bibbia. Il padre, un ex marine ritiratosi dalla Marina Militare americana, si trasferisce a San Diego, dove rimane lavorando come agente di borsa. Frequenta la blasonata Bishop's School in La Jolla, California, una delle zone più ricche degli States. Qui emerge la sua natura omosessuale, senza vergogna. Alla cerimonia più importante dell'anno si presenta vestito rosso e fucsia con un compagno che ha l'età del padre. Viene votato come lo studente indimenticabile. Si diploma nel 1987, preferisce gli argomenti classici, il teatro drammatico, la storia e lo studio della lingua francese. Nello stesso anno, dimostrando un quoziente di intelligenza geniale, si qualifica all'Università di San Diego. Non si laurea, non presta servizio militare, non ha un'occupazione stabile, vive praticamente alla giornata. A soli 18 anni, sospettato di irregolarità fiscali, fugge e raggiunge il padre nel suo paese d'origine, le Filippine. Non contento di una realtà che dista anni luce dal suo stile di vita, Andrew Cunanan, disorientato, decide di rientrare negli Stati Uniti, nella sua frenetica California, da San Francisco a San Diego, dove finalmente decide di rimanere. Vive a livelli sostenutissimi, spendendo molto per mantenere il suo ruolo di leader nel jet set omosessuale. Guida macchine di lusso, si spaccia per figlio di famiglia benestante. La madre lo marca pubblicamente come prostituto gay d'alto bordo. Gli amici lo descrivono in grande forma fisica e ossessionato dalla pratica sadomaso, mantenuto e riverito dai suoi amanti ricchi ed anziani. In realtà, le ultime esclusive testimonianze tratte dall'indagine della Procura del Minnesota hanno dimostrato che Andrew Cunanan non solo faceva uso di droga, ma si arricchiva spacciandola in grandi quantitativi. Poi il declino. Si lascia andare, ingrassa, non si prende cura di sé. Ed è solo l'ombra della star iperrichiesta dalla ricca e viziata comunità omosessuale. La sua catena di delitti inizia in Minnesota, dove, alla fine di aprile, massacra a colpi di martello sul cranio il 28enne Jeffrey Trail, suo ex amante. Il 3 di maggio a Minneapolis uccide a colpi di pistola calibro 40 il grande amore della sua vita, David Madson, di 33 anni. Il 4 di maggio a Chicago, nell'Illinois, tortura fino ad uccidere il 75enne miliardario costruttore Lee Miglin, in apparenza felicemente sposato da 38 anni e con un figlio, Duke, agli inizi della sua carriera cinematografica. Il 9 di maggio la prima vittima non al suo locale. Per rubare una macchina uccide William Reese, guardiano di un cimitero militare nella cittadina di Pennsville, nel New Jersey. Sarà il pick-up rosso di Reese a portare Andrew Cunanan in Florida. Clandestino e ricercato, è già nella lista dei 10 criminali più pericolosi d'America. Per oltre 2 mesi, e senza nascondere la sua vera identità, tiene in scacco l'intera polizia degli Stati Uniti, grazie alla sua capacità trasformista. Il 15 di luglio, con un'esecuzione fredda e decisa, in pieno giorno e davanti alla porta della sua residenza a Miami, uccide Gianni Versace con 2 colpi di pistola al capo. Un truce omicidio che scrive un perché a caratteri cubitali.
People go naked, pick up these trails. Someone before me laid down these rails. It's loaded up to heaven. This engine fails. Love town. I can't settle down and do those teeth still match the wound. È in questa casa che si conclude la più grande caccia all'uomo, dopo l'assassinio di Kennedy e Martin Luther King. Looking in Love Town. Tutto è come la sera del 23 luglio. I suoi pochi effetti personali. Una poltrona usata come letto improvvisato. On which I pour my oil. In each other's shadow. The roots reach into the soil. Hold these knots so tightly tied. We could not find a coin. Love town. No place to settle down. La camera da letto. Un materasso distrutto, sventrato. Take a good look around. Love town. This is Love Town. I vetri delle finestre rotti da una pioggia di lacrimogeni che lasciano vive macchie rosse, come fosse sangue. La spazzola blu piena di capelli biondi. Lonely lips will find these hidden scars. Seeing the kisses left in dimly bars. Out in the streets looking for love like ours. La polizia ha portato via di tutto, uno sterminato elenco di grandi e piccole cose. Un frigo vuoto, ancora reperti per la polizia. Come mai la polizia scientifica, tra i tanti reperti raccolti, ha trascurato elementi ritenuti di fondamentale importanza, tra i quali una spazzola, un asciugamano, una cuffia di plastica e un colorante? Lasciandoli in vista. Non è perlomeno compromettente? Si dice di solito che alla polizia non sfugge neanche un capello. Are you really so sure? Looking in Love Town. Love Town. Mi chiamo Richard Barreto, capo della polizia di Miami. Ho 27 anni di servizio.
E quella di Cunanan è stata la più grande caccia all'uomo di cui mi ricordo. Non è stato facile. Avevamo 15 testimoni e a tutti è stato mostrato un archivio di foto di Cunanan e altri, ma nessuno, ripeto, nessuno è stato in grado di identificare Cunanan come killer. Tuttora non abbiamo un testimone che l'abbia identificato con certezza. A questo punto penso che l'inchiesta sarà chiusa probabilmente entro la seconda settimana di ottobre. Per quanto riguarda gli indizi, abbiamo i vestiti che sono stati trovati vicino al pick-up, ma non so se c'erano tracce di sangue. Dai vestiti e dal sudore è stata attirata la nostra attenzione e abbiamo scoperto che era stato rubato. Non possiamo sapere quanto tempo sia rimasto là. Abbiamo trovato una multa del giorno prima, ma non vuol dire che il pick-up fosse lì solo dal giorno prima. Una delle ipotesi è che fosse stato nella zona più volte a controllare Versace e i suoi spostamenti. Leggiamo un sunto del rapporto segreto della polizia di Miami. Alle ore 16:30 di mercoledì 23 luglio 1997, il Dipartimento di Polizia di Miami Beach richiedeva l'intervento della squadra 30 del nucleo operativo perché appoggiasse l'arresto di un soggetto che si riteneva barricato in una casa galleggiante. In precedenza, un guardiano aveva chiamato la polizia dopo aver udito uno sparo dall'interno della stessa casa e una squadra speciale della polizia di Miami Beach aveva circondato la zona appoggiata per mare da pattuglie della capitaneria che presidiavano il lato ovest dell'abitazione. Alle 19:30 ci fu un ultimo tentativo di prendere contatto con il soggetto e gli eventuali occupanti, sia telefonicamente sia utilizzando un megafono. Tentativo protrattosi invano fino alle 20. A questo punto, al secondo piano dell'edificio, furono lanciati i lacrimogeni per obbligare il soggetto a scendere al primo. L'agente Echavarria sparò 3 colpi calibro 12 attraverso la vetrata della finestra del lato nord, mentre Ramirez sparò 2 granate lacrimogene da 40 mm attraverso la porta a vetri del secondo piano. Alle 20:10 Echavarria sparò 2 proiettili da 12 attraverso la finestra nord del primo piano. Ramirez una granata rinforzata da 40 nella finestra della facciata. Dopo 10 minuti di silenzio, alle 20:20, gli uomini del nucleo operativo fecero irruzione nel primo piano della casa, ma la perquisizione non diede alcun esito e si procedette col secondo piano. Qui il soggetto venne localizzato nella camera da letto con una ferita di arma da fuoco alla testa e una pistola in mano. Alle 20:22 il sergente Caroddo controllò il corpo per rinvenire segni di vita. Il soggetto era freddo e il polso non batteva. Sembrava morto da diverse ore. Alle 21:05 il sergente avvisava via radio il tenente Flach del ritrovamento del corpo e della perquisizione non ancora ultimata della pompa di sentina. Il tenente Flach fece rapporto immediato al capitano Watson, il quale alle 21:08 riferì al maggiore Flynn, al capo Barreto della polizia di Miami Beach, all'agente speciale del Dipartimento Legale Chambliss e all'assistente supervisore dell'FBI Jones della presenza di una persona morta nell'edificio. Nel frattempo, gli agenti avevano terminato la perquisizione senza ulteriori ritrovamenti. Dopo aver riorganizzato il passaggio di consegna in maniera accurata, alle 21:36 la casa veniva consegnata ai detective della polizia di Miami Beach e agli agenti dell'FBI. Il soggetto veniva più tardi identificato come Philip Andrew Cunanan. Siamo riusciti ad avere la trascrizione della prima dichiarazione di Fernando Carrera alla polizia di Miami. Cambierà la sua versione più volte. Fernando Carrera conosce questa houseboat. Il suo lavoro consiste nel vigilarla da fuori ogni tanto per i proprietari. Ci sono 2 serrature sulla porta d'ingresso e il suo compito è di controllare che siano chiuse e la casa. Ma mercoledì ha trovato la porta con la serratura superiore forzata. Ha capito subito che qualcosa non andava. Così è entrato nella casa e ha visto le luci accese. È entrato in soggiorno e ha trovato una poltrona trasformata in letto provvisorio. Qualcuno sta dormendo qui, ha detto a sua moglie, che lo seguiva, e gli ha detto, vieni, andiamo. Quando la coppia trova un paio di sandali sul pavimento, Fernando diventa nervoso e tira fuori la sua pistola.
si è reso conto che c'era qualcuno dentro la casa e quando è entrato ha sentito uno sparo. Allo sparo lui e sua moglie sono scappati via dalla casa come due lepri, credendo che gli stessero sparando addosso. Così Fernando e sua moglie si nascondono nelle siepi situate a sud-est della casa. Aveva il telefono cellulare e così ha provato a chiamare la polizia, ma non c'è riuscito. Così ha chiamato suo figlio che ha avvertito la polizia di quello che stava succedendo. Fernando è sicuro di aver sentito soltanto uno sparo. E riguardo al presunto suicidio, è sicuro. Pensava che l'aggressore fosse lo stesso che ha ucciso Gianni Versace? No. Ha pensato che fosse qualche barbone che era entrato in casa per dormirci una notte. Sono entrato nella polizia nel 1973. Dopo pochi anni ero nella squadra antidroga quale agente sotto copertura. 14 anni dopo, nel 1987, sono stato nominato agente dell'anno. Sono entrato come detective del gruppo di polizia criminale 2 anni dopo, nel 1989, risolvendo più di 100 casi di omicidio, fatti incredibili di sangue, tra i più diversi, legati al mondo della droga, della prostituzione. Ripeto, fatti incredibili di sangue. Sono stati anni difficili, anni duri, superati grazie e soprattutto all'affetto delle persone care. Alle 21.36 l'FBI ci ha consegnato la casa galleggiata. Ma io ero là da subito e sono tornato a casa solo 27 ore dopo. Sono stato il primo a interrogare il custode. Per molto tempo, a partire dall'entrata della SWAT, non abbiamo potuto usare le radio. Tutti muti, tutti sordi, tranne l'FBI. Là eravamo in 7 gruppi di polizia, dai vigili del fuoco in su, tutti coordinati da noi e dall'FBI. Noi siamo entrati, ripeto, alle 21.36, quando quelli della SWAT sono usciti. Dentro era un inferno. Tra il caldo e i lacrimogeni, l'aria era irrespirabile. Sono salito subito di sopra, perché là c'era il cadavere. Il viso era perfettamente riconoscibile e intatto. Aveva solo del sangue fuoriuscito dall'orecchio. Il proiettile era dentro la testa. Dietro, sulla nuca, c'era un rigonfiamento. Il materasso era letteralmente inzuppato di sangue. Sulla testiera del letto, un'unica striscia di sangue. Per il resto, sulle pareti, non c'era né sangue né materia organica. Il corpo era gelido e presentava tracce di rigor mortis. Aveva ancora tra le mani la Taurus, una pistola a calibro 40, e la teneva ancora stretta in grembo. Io non sono mai entrato nella casa perché non mi interessava. E poi l'FBI si è posto al comando delle operazioni. Noi gli abbiamo passato le consegne del controllo della zona e abbiamo trasferito i problemi tecnici e loro ci tenevano informati. Quando lo hanno trovato, ci hanno restituito il controllo della zona. FBI, Polizia di Miami Beach, Metro, Polizia Marittima, Dipartimento per le procedure legali, Vigili del Fuoco. Beh, là intorno c'erano 7 gruppi di polizia, tutti collegati via radio. Ma la SWAT, al momento dell'irruzione, era su una frequenza criptata. Solo loro e la Metro. Andrew Cunanan era dotato di un quoziente intellettivo pari a 140, tale da inserirlo tra i membri della Mensa, il circolo che annovera i geni della Terra.
Non è strano che abbia deciso di rintanarsi proprio in una casa priva di vie di fuga, sulla affollatissima Collins, una vera trappola per topi. E poi, Andrew Cunanan era anche dotato di un fisico straordinario e di personalità camaleontica. Perché a un certo punto ha smesso di mimetizzarsi tra la folla cosmopolita, come invece aveva fatto con successo fino ad allora? E ancora, Cunanan aveva un prezioso vantaggio sugli investigatori, il tempo. Come mai non ha cambiato aria ed è rimasto invece nell'isola di South Beach? Eccessiva presunzione? Come mai Cunanan ha deciso di vivere e morire al piano superiore della casa galleggiante, preferendo il caldo e la sporcizia ai comfort e alla pulizia del piano terra? Possibile che avesse rinunciato così tanto al lusso e agli agi che aveva conosciuto nella sua vita? Non è stata trovata nemmeno una traccia di cibo. La grande meticolosità con cui la polizia ha setacciato 60 metri quadri, una ben piccola area per così tanto tempo, sembra a dir poco esagerata. La calibro 40 ha una bocca da fuoco di notevole potenza. Nonostante ciò, le tracce di sangue erano circoscritte al materasso e alla tessiera del letto. Le uniche anomale tracce sul tappeto sono state lasciate dalle scarpe di un incauto super poliziotto. Chi aveva tanta fretta di cremare il cadavere di Cunanan? Le ceneri vengono restituite in California. L'incredibile prontezza di reazione alla chiamata 911 di Fernando Carrera, senza alcun riferimento a Cunanan. Una precedente chiamata al 911, pochi giorni prima, con specifico riferimento a Cunanan, non aveva dato seguito ad alcun risultato. La grande bugia sullo stato del viso. Contrariamente a quanto dichiarato, il volto di Cunanan era intatto e riconoscibile, non distrutto dal calibro 40 della pistola Taurus. Solo l'orecchio sinistro riportava segni di martoriamento. La temperatura del cadavere. Era freddo e in rigor mortis a 4 ore appena dal momento del presunto sparo. L'incongruenza di un serial killer spietato come lui, che viene terrorizzato da guardiano e consorte ultrasettantenni. Invece di eliminarli e darsi alla fuga, si suicida. Il collegamento tra gli agenti del nucleo speciale di intervento e le varie autorità presenti è stato attivo e preciso fino alla scoperta del cadavere alle 20:20. Alle 21:08, 48 minuti dopo, e solo allora, avviene la prima comunicazione ai diretti superiori, che, come sappiamo, erano a pochi metri in linea d'aria. Troppo tempo perso. Troppi interrogativi per un suicidio che ci dovrebbe apparire di evidente semplicità. Thank you.